Ciao a tutti e ben ritrovati con un altro commento e analisi replay. Io sono Lord of Chaos e questa sera abbiamo un ospite eccezionale. Ciao Nirvana. Ciao Locke, ciao a tutti ragazzi. Mi avevate chiesto un video su Bloodseeker. Nirvana è il giocatore che conosco più bravo con il Bloodseeker. Era uno dei suoi eroi di una volta, giusto? Sei sempre stato un amante. Sì, una volta. È un eroe molto divertente, molto, molto facile snowballare con questo hero, quindi sì, mi sono divertito un bel po', ecco. Pre-rework, perché comunque è stato reworkato pesantemente rispetto a quando lo giocavo io, anche se è ancora un eroe molto molto efficace. E sì, parlavamo prima dove giocarlo, stavamo un po' chiedendoci dove giocarlo. Questa partita lo giochi in giungla, giusto? Sì, ho deciso di giocarlo in giungla perché comunque con il rework che ha subito è forse, dopo l'Enigma, il jungler più veloce nel gioco. È un hero che riesce a farmare tranquillamente la giungla sin dal livello 1 e poi non appena raggiunge il livello 6 e anche prima a volte può comunque muoversi dalla lane e andare a gankare con tanta facilità. Quindi la giungla per il momento credo sia il punto, la zona della mappa più adatta per sfruttare al meglio il Bloodseeker. E se invece se non lo giocassi in giungla, cosa pensi sia meglio, in allora, mid o in safe lane? Tendenzialmente preferisco giocarlo in mid lane, nel senso che il mid è molto molto forte perché grazie alla sua prima skill, qui intanto io me la sto rischiando, non la prenderò questa runa. Va bene, dicevo, essendo un eroe molto 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 resistente, riesce a outfarmare tendenzialmente il carry avversario. Quindi sì, mid, se non riuscite a giocarlo giungla, mid è il ruolo adatto. La zona adatta. Allora, adesso io mi inizio a preparare un pochino la giungla. Taglio questo albero. Sì, ricordiamo appunto, aprendo quell'albero lì si può poi, beh, lo vedremo dopo, si può junglare quel campo molto facilmente. Pensi sia più forte Dire o Radiant come jungler? Dire, la giungla Dire è perfetta, è una giungla favolosa per farmare. Infatti inizio a farmare così la giungla in modo che mi dà solo una creep alla volta. Questo è molto utile nei livelli iniziali di partita perché gli eroi ovviamente a livello 1 sono molto molto fragili e fanno un po' fatica a farmare giungla. Invece con questo piccolo glitch si riesce a farmare con una discreta velocità. Qui abbiamo visto quello che hai fatto per junglare. Sei partito con la Q, Blood Rage. Quello che fa la Blood Rage sostanzialmente è quando prendi più danni e fai anche più danni in base al livello. E quando uccidi un'unità, quando uccidi un'unità e tu hai il Blood Rage addosso, o uccidi un'unità che ha il Blood Rage, ti prendi quanto percentuale della vita? Sì, scala 25%, scala, sì. Sì, 25%, scala 25, vediamo, 30, 35, 40, sì. È un'arma a doppio taglio questo Blood Rage, nel senso che bisogna stare molto molto attenti quando lo si utilizza, perché usato male in teamfight becchi una quantità di danni insostenibile, che 40% di danni in più sono veramente tanti. E adesso io ho nabbato, perché non dovevo farmarmi questo campo, non ce la facevo, va bene. Comunque in generale l'idea è tu, cioè, colpisci i creep fino a portarli a bassa vita e poi dai l'ultimo hit con il Blood Rage per curarti. Esatto, è quello il discorso. Non bisogna mai fightare le creep con il Blood Rage attivo perché altrimenti si muore istantaneamente. Quindi, come hai detto bene tu, si abbassano tutte le creep piano piano e poi si dà il last hit con il Blood Rage in modo che ci si rifulla praticamente. Adesso qui però, visto che me ne attacca una alla volta, posso anche permettermi di farlo subito il Blood Rage. Come spell kill build invece bisogna maxare la terza, ovviamente, il Thirst, perché è la skill principale per il Bloodseeker, no? Per me il Bloodseeker è un eroe di velocità. La velocità è tutto per questo eroe, perché grazie a essa potete sia entrare che uscire dal teamfight in maniera molto molto tranquilla. Allora, io ho fatto questo gravissimo errore, quello di provare ad attaccare Yogre. Ho perso tanta vita, ho dovuto usare la salve e ho perso un pochino di tempo in giungla. Quindi non fatelo mai a casa. Lol. E poi per item build sei partito. La tua. Sì, sei partito con hanno subito lo scudo e quell'inblade. E una sì, salve. Sì, la salve. Se ve la giocate bene in giungla non è neanche fondamentale. Io, proprio perché sto un po' distratto, perché sto qui a parlare, l'avevo presa e sono riuscito a recuperare la vita. Allora, la build, vabbè, sì, scudo e Quilling Blade sono il classico, no? Per ogni jungler, ti permettono di farmare in scioltezza la giungla.
Qui c'è un po' di teamfight. Abbiamo preso un bel Questo mi kill sa che non è. gratuito. Sì, questo Questa è una poi kill gratuita. hai tutto il bonus di velocità grazie al Completamente. thirst, quindi si è So visto quanto. much Non hai blood. boots e vai a 410, quindi. Eh sì, niente niente male, Bloodseeker. Allora, ecco, adesso vi faccio vedere come utilizzare la tecnica del Blood Rage, anzi non ancora. Allora, questa iniezione di gold gratuita è molto molto gradita. Io acquisterò un Ring of Aquila, che per me è un must sul Bloodseeker, perché vi permette di avere quelle stat in più che in early game non fanno mai male, e poi vi dà quel mana sustain che vi permette di andare a gankare e spammare costantemente le spell senza mai finire il mana. Sì, sei a livello 4 a 4 minuti, quindi stai andando. Sei praticamente al pari con tutti gli altri giocatori. Eh sì, ho Rispetto al mid un anche po' perso indietro, ma tempo, sì, è perché. anche. Sì. E poi immagino prenderai i boots appena hai soldi dopo l'Aquila. Sì, assolutamente. Allora, qui sui boots c'è un pochino da discuterne. Io preferisco i face boots, molti giocatori preferiscono i power threads. Allora, la mia scelta dei face boots è dovuta al fatto che, come ho detto già prima, il Bloodseeker è un eroe che ha bisogno del movement speed, cioè per lui la speed è tutto. E grazie ai face boots avete, oltre quel movement speed in più, avete anche quella quantità di damage che è 24, se non sbaglio, 24 di damage in più che si fanno sentire. Sono molto molto utili, soprattutto nella fase di early game. Bisogna sempre stare attenti a guardare la mappa, perché spesso e volentieri capitano situazioni del genere che c'è qualcuno a bassa vita e voi Se stai andate a correndo a pulire. 550, Sì, 500, posso anche permettermi 600. di andare sotto torre, vediamo un po'. No, niente. The dream is over, va bene. Guardate, più 90 di damage. È pazzesco questo hero. Sì, perché appunto Thirst ti dà anche bonus, oltre allo stat ti dà anche bonus danni in base alla vita degli eroi della squadra avversaria, giusto? Sì. Sì. Buona Ho colpito la freccia. Look freccia di Mirana, ma non possiamo at fare me go. niente. Proviamo. Invece sì. That Ottimo. stings. Blood for the twin. Non evade mai. Ma non ha nemmeno preso evasione? Ok, una volta l'hai messa. Sì, l'ha presa, l'ha presa. Killing spree, Però qui non chiudo. double Ecco, adesso io me la kill. sono divata un po' troppo, forse. Adesso verrà il midder a killarmi. Vediamo. No, invece no. Ha preferito non insistere. Sì, Ecco, vedete, quindi la forza. come idea, no? Quando, anche se stai junglando, appena vedi succedere qualcosa e hai la velocità di movimento. Sì, assolutamente sì. Puoi permetterti tranquillamente queste divate. Ovviamente, adesso io ho fatto una cosa un po' rischiosa, nel senso che sono andato addirittura oltre T2 per ammazzare quella PA e non avevo neanche la garanzia di killarla perché aveva l'evasion. Ho giocato un po' rischi, però ha premiato la cosa, quindi sono già in killing spree al minuto 6 e sto junglando, quindi va molto molto bene. Adesso addirittura l'ultimate, quindi mi fullo e vado a gankare il più presto possibile, in modo da sfruttare al massimo il cooldown della mia ultimate, che nei primi minuti di gioco è veramente veramente pericolosa. Già che torno proprio su perché stiamo facendo un bel casino. Quindi 1-1-3-1 a livello 6. Un punto Sì, per ogni skill assolutamente e sì. poi maxare. Ti è mai capitato di provare a maxare qualcun'altra? Magari la W o. Forse in alcune situazioni di laning la W, ma tendenzialmente, come ho detto già prima, la terza, il Thirst è veramente una skill eccezionale, perché come fatto prima vi permette di andare oltre torre già al minuto 6 e fare assolutamente tante tante kill, quindi ha priorità come spell. Ok, infatti adesso è a livello 4 e danni molto. E poi, dopo i phase. Ah, ok, hai messo Sanjay Asha nel quick buy. Sì, Sanjay Asha è un item per quanto mi riguarda fondamentale, un core item per il Bloodseeker, perché è un hero che comunque, essendo melee, ha bisogno di entrare nel cuore del teamfight, ha bisogno di stare sempre intanto qui c'è un kill, potrei addirittura andarlo a killare quell'invoker. Dicevo, è un hero che deve andare nel casino, deve resistere il più possibile, quindi Sanjay Asha
è un item eccezionale, ti permette di avere quel movement speed bonus e in più puoi, come dicevo, puoi resistere di più, no? E poi c'è anche quel, da non sottovalutare, l'aspetto dello slow che ti dà la Sanjayasha, no? Il main, che comunque è utile. Allora, in adesso, generale è sempre Sanjayasha, suggerisci, o magari ogni tanto sì. Può cambiare, succede qualcosa. Blade Mail ogni tanto ho visto giocare in Blue Sea. Sì, sì, assolutamente. Come Blade Mail sarà l'oggetto che farmerò dopo la Sanjayasha. Ah, okay, proprio per il discorso che facevo prima di resistenza, nel senso ti permette di sopravvivere di più. E poi ovviamente sei intargettabile in quel momento. Sì, in questa partita stiamo allora, stompando, quindi... Sì, siamo... quindi non è stiamo veramente snowballando. Questo Nature's Prophet vuole morire. Vediamo un pochino. Me la sto rischiando. E infatti non è cosa buona e giusta. Va bene. E allora... Beh, devo dire la verità, siamo fortunati. Il mio team sta andando alla grande. Nessuno fidda, si stanno vincendo tutte le lane. La Winded Bot è ben farmata. Ma sta andando sì, la bene. La Winded sta contro lo sniper, stranamente. Io adesso ho l'ultimate attiva, cioè l'ultimate carica, quindi devo cercare di sfruttarla. In questo momento però non si vede nessuno sulla mappa, quindi... Ok, quindi è importante, anche se sei in giungla, quando sei all'ultimate fuori dal cooldown, cercare sempre di gankare. Assolutamente sì, assolutamente sì. La sniper e il bot sta per venire gankato. Ok. Tinker, go on, on invoker. Questa è stata easy kill. Ok, forse no. Forse no, sì. È arrivato sì. Il Sand King. Mega kill. Va bene così. Sì, i danni bonus comunque portato a casa. Si vedono, fai quasi 200 danni. Sì, sì. Sono veramente fenomenali. Va bene, abbiamo portato a casa un altro kill. Non ho capito perché mi hanno bloccato il courier. Ok, non aveva preso la resipe della Yasha. Perfetto. Quindi non conviene stare in giungla troppo. Cioè, appena si ha la possibilità bisogna andarsene. Beh, ovviamente dipende anche dalla lineup che hai, no? In questo momento io ho degli hero che possono... Ho degli hero in squadra molto aggressivi, quindi tendo a gankare. Comunque, tendenzialmente sì, bisogna muoversi il più possibile, mai star fermo. Infatti adesso mi sta succedendo qualcosa, c'è gente bassa di vita, io sono una scheggia. Con l'invoker muore da solo. Sì, bisogna stare sempre attivi sulla mappa con i Bloodseeker, portare pressione il più possibile, perché comunque arrivando in late game è un hero... Me lo fai usare sto cavolo di corriere? Grazie. Non voglio farti prendere la Yash. No, è un hero che perde un pochino di efficacia nel late game, quindi bisogna assolutamente sfruttare tutta la sua forza nell'early e nel middle game, quindi prendere tantissimo vantaggio sugli avversari e finirla anche il più presto possibile. Quindi sì, sei un po' il picco delle potenzialità. Più o meno verso che minuto torna ai 20, sì, più o meno. Come perde efficacia? Sì, no, 30, no, va bene anche fino ai 30, 35, sì, poi comincia a indebolirsi un po'. Qui c'è un altro tentativo di gank. No, non stilare, please. Stop on edge. Dominating. Perfetto. Sì, sì, stanno giocando un po'. Non sono bollante questa partita. Sì, un po' troppo edge. Vabbè, diciamo che ho sfruttato abbastanza bene le potenzialità del Bloodseeker, no? Ho gankato parecchio e devo dire la verità, come già detto prima, il team sta andando molto molto bene, quindi magari per chi ci sta seguendo non è una situazione che capita spesso, no? Quella di avere il team che va bene. Oh, look at it go. Sì, è che sì, stiamo registrando invece di dare un replay come faccio di solito, stiamo facendo direttamente
live, perché sennò da replay non ci sarebbe stato qualche problema di coordinazione, quindi fortunatamente dai ci è capitato un game. Ci ha crittato. Death crit. Vabbè, niente. Vabbè, questa è una torre gratis. L'ha presa, l'ha colpita. Ma non so. Sì. Va bene, va bene. Addirittura io l'ho rotturata. Potevo forse evitarmelo quel rupture, ma vabbè, kill secure, come si suol dire, no? Avevo paura che ti passero i support. Alla fine un minuto di cooldown, non è tantissimo. Sì, è proprio grazie all'Aquila, come dicevo prima, sei sempre full mana, quindi non hai mai bisogno di ritornare in base. C'è la runa, vediamo un pochino. Allora, adesso sorge una discussione. Al livello 10, vabbè, all'11, una volta preso il secondo livello di Ultimate, c'è chi preferisce continuare a maxare il Blood Rage e chi, come me, prende le stat. Allora, onestamente lo lasci preferisco... al 25% di... Sì, lo lascio al 25%, perché comunque, come dicevo prima, è un eroe che ha bisogno di molta vita e molta resistenza, e grazie alle stat prese in early game io riesco a reggere veramente, veramente tanto in teamfight. Ok, ultimate pronta. C'è qualcuno basso di vita che fugge, è un invoker, non lo posso uccidere. Facciamoci un giretto in giungla, che hanno un Nathos Prophet, però non vedo nessuno. Non c'è nessuno in questa partita, non c'è azione. No. Sono tutti in fontana. Ecco, mid. Ok, bene, bene, mid c'è un'azione. Ultimate del Sand King. Sick burn. Ah, Mirana, para la tua freccia, Mirana. Brava. Perfetto. Potevo fare il greedy e stilarle il kill, ma l'ho lasciato prendere. Dai, ha investito una freccia. Di solito lo metti sempre su te stesso, può capitare che lo metti a un avversario o conviene sempre? Sì, come no. È situazionale come spell. Ovviamente la devi sparare molto in fretta, perché capitano secondi che devi usarla un attimo per fullarti. Tendenzialmente io non la utilizzo mai su di me, la utilizzo solo all'ultimo momento se ho bisogno di recuperare vita, perché preferisco fightare normalmente, perché comunque grazie alla terza skill ho tutto il damage che mi serve. Continuare ad aumentarlo è solo un rischio, perché prendere 25% di danni in più in teamfight sono veramente tanti. Ok, adesso hai finito Sanjay Gash. Yes. Che sarà... Dovrebbe essere nel courier. Yes. Adesso perfetto. Vai per... Cotta. Adesso andiamo per cotta di lame. In modo che abbiamo anche la possibilità di riflettere il damage che ci faranno i nostri avversari. Beh, in questo momento io sto andando alla grande, nel senso che 16 minuti Sanjay Yasha è un farm niente male per quanto riguarda il Bloodseeker. Intanto bot, cioè sta per succedere qualcosa. Quindi sempre per seconda, non può succedere una volta magari che la fai prima o... Cosa intendi? La Blademail? Sì, a volte sì. Ci sono magari situazioni di gioco che sei indietro col farm e hai bisogno di essere più tanky possibile, quindi lì, sì, in quel caso lì fai il first item Blademail. E in quel caso poi non fai Power Threats, non fai Phase Boots, ma fai Power Threats. Perché, come ho detto prima, possono capitare le partite che girano male. Per esempio, in questo momento è veramente il dream game per ogni Bloodseeker, sto andando alla grande, però a volte... Capitano game dove hanno, che ne so, un bounty hunter che ti viene a dar fastidio in giungla, ti danno tanto fastidio, ti blocchi, ammazzano un paio di volte, e in quel caso conviene investire i gold un pochino meglio, nel senso che skippare i face boots e andare diretto di power threats, come dicevamo prima, chiudere una blade mail, e in quel caso poi magari tentare qualche kill e snowballare. Qui il team non mi segue, non so perché. Ecco, adesso mi sa che ci muoio. No? Bello. Come ha fatto a mancare? Vabbè, io me ne vado, non me la voglio rischiare. Va bene così. Non so come ha fatto a missare. Capita.
Sì, comunque contro hai un buoni eroi che si riescono a trovare un po' di spazio. Contro che eroi è buono il Lucy? Contro più caro, contro chi devi stare attento? Allora, i tanky, eroi molto molto tanky sono fastidiosi per il Bloodseeker. Intanto vediamo lo Shackle Nanitta, torniamo indietro. Gli eroi squishy, per esempio come lo Sniper, come appunto anche il Nature's Prophet, sono la preda ideale del Bloodseeker. Perché essendo molto bassi di vita, tu riesci a shottarli in pochissimo tempo e porti a casa il kill. Le sinergie invece, per quanto riguarda gli eroi che vanno bene in accoppiata con il Bloodseeker, ovviamente tutti i nuker, tutti gli eroi che hanno grosse spell che fanno tanti danni in poco tempo, sono gli amici perfetti per il Bloodseeker, no? Che ne so, per esempio uno Zeus mid è proprio il top del top. Oltre al fatto che vanno molto bene in sinergia con il Blood Rage. Perché ricordiamo, Zeus aumenta anche i danni delle magie queste. Eh sì, anche i danni delle spell. Infatti per flash farmare è anche utilizzata la tecnica di fare il Blood Path, la seconda il Silence, e poi farsi il Blood Rage sulle creep. È praticamente un Blood Path livello 3, livello 4 con un Blood Rage attivo shotta quasi una wave. Ok, Blade Mail completata. Dopo Blade Mail? Allora, dopo Blade Mail partiamo con i situational, cominciamo a fare gli item situazionali. In questo momento... Vediamo se posso cliccare sul... Ok, lo shop, per vedere cosa suggerisce Dota. Suggerisce Radiance, ma... No, Radiance è l'oggetto più brutto che esiste con il Bloodseeker. Cioè, quando vedi i Bloodseeker che buildano Radiance, mi cadono le braccia. Cioè, è un oggetto per sboronare, non serve a niente. Magari prima, quando avevi, con il vecchio modello del Bloodseeker, che avevi la possibilità di licciare vita alla Stit anche senza farti il Blood Rage addosso, senza farti il Blood Rage, magari aveva un senso, perché andavi in teamfight con l'aura della Radiance, magari shottavi qualche creep e quindi ti rifullavi. Invece adesso non ha proprio senso fare Radiance Bloodseeker, ci sono item molto molto migliori a parità di prezzo. Sì, poi Dota quindi suggerisce Butterfly, Mjolnir, un po' di tutto. Tu cosa preferisci a questo punto? Sì, beh, in questo momento credo che farò una... non so se forse la BKB è viabile, tanto hanno giusto lo stun dell'Invoker e del Sand King. Posso anche skipparle, tanto la Blade Mail. Andrò per Monkey, credo. Per counterare la Phantom, che credo non se la stia passando però un granché bene in questa partita. E Shadowblade com'è su... Sì, Shadowblade non è male, soprattutto se poi si riesce a potenziarla in Silver Edge, no? È un item niente male, anche se io in questo Mega momento kill. Sono talmente fiddato che non ho bisogno di fare la fussi, diciamo così, non ho bisogno di andare invisibile ad uccidere gli avversari. Però sì, anche la Shadowblade, intanto sta succedendo un po' di casino bot, andiamo a vedere se riesco a portare a casa qualche kill. Shadowblade è un item interessante. È riuscito a farsi blink il... Ok, perfetto. Double kill. Dai, cavolo di slow. È entrato anche... Mega kill. L'ho usata tardi. Sì, rischiamo di... Sanjay Yasha ti dà un sacco di vita. Sì, Sanjay Yasha... Quasi 400 di vita. Sì, è un item fenomenale, Sanjay Yasha. No! Avevo in cooldown, vabbè, so. Mi ha presa Mirana. E come vedi è un hero estremamente tanky, oltretutto come detto prima vedi non sto prendendo il Blood Rage, sto prendendo le stat, quindi a livello 15 ho già 1600 HP, che sono un'infinità, no? Per questo momento della partita. Sì, siamo a 23 minuti anche se sembra che ne siano passati tanti di più da vedendo il punteggio.
Sì, è un game veramente incredibile. Va bene, quindi procediamo nel nostro farm, visto che non c'è niente da fare, ormai gli avversari stanno perdendo, quindi si sono arroccati tutti in fontana, fanno five man, e io non avendo la BKB non posso permettermi di andare troppo aggressivo. Sì, il Tinker paradossalmente quello che ha quasi meno. Meno Ah, metti che farma. a Blink quasi tengo. No, dai, no, non è messo male. No, stiamo Con andando alla questa grande. Mirana colpisce di quelle frecce. Sì, qui ci sarà un fight, infatti. E qui è Vai, interessante che eccolo. passi sempre da dietro, anche prima sei passato da dietro per pulire gli ultimi rimasti in vita. Sì. Allora, adesso io mi fullo e torno. No. Adesso sono pieni di vita, quindi non mi conviene, non è una buona situazione. Forse devo fare la BKB. È un item che in pub io odio, la BKB, è un item da pussy, però ti permette di entrare, far casino, ammazzare un paio di persone e uscirne illeso. È Va bene, credo che questa noioso, torre... ecco. Sì, è un item noiosissimo. The enemy's Questa bottom torre tower cadrà. has fallen. And there go the fireworks. Comunque parlavamo dei movimenti da fare con il Bloodseeker. Sì, tendenzialmente o ingaggi con l'ultimate shotti qualcuno o in situazioni del genere di teamfight conviene, esatto, conviene beccarli da dietro perché fai pulizia di chi ha pochi HP. A volte, in alcune situazioni, è preferibile lasciare chi, magari, non so, ci sono tre eroi, ce ne sono due a bassa vita e uno full vita. A meno che non sia un pericolo, a volte conviene Unstoppable. lasciare a bassa vita l'eroe cioè lasciare ancora in vita l'eroe che ha poca vita, proprio per sfruttare al massimo le potenzialità del Thirst, per poi finirlo come ultimo eroe. Tanto a volte ci Killing sono situazioni dove il spree. Bloodseeker raggiunge anche i 900 di movement speed, quindi puoi raggiungerlo dall'altro lato della mappa in pochi secondi. Sì, anche perché il terzo ti fa vedere se sono eroi avversari sotto il 25%. Ti dà visione. Una volta era il 50, poi Era ora 40 era il una volta. 40, sì. Invece Sì. adesso è il 25. Tra l'altro ti dà anche vera visione, quindi sono eroi invisibili. È bello quando lo picchi contro uno Slark. E lui ti Sì, odia. sì, assolutamente. Non procca la sua ultimate, quindi non riesce a rifullarsi e tu puoi inseguirlo dall'altra parte della mappa e buttarlo giù. Va bene, mi manca pochissimo per chiudere la Monkey. Potremmo fare Roshan. Team arriva, hanno capito che c'è Roshan da fare. Ok. È un buon eroe con l'Aegis, il Bloodseeker. Sì. Ma non credo che la prenderò io in questo momento. Lo lascerò prendere gli altri, tanto sono molto tanky. Oh, interessante Mirana, non l'avevo ancora visto. Mirana con la Silver Edge. Interessante. Si controlla passiva. Roshan has fallen to the Dire. L'ho lasciato prendere a Controlla loro, tanto. passiva della Phantom Assassin. Sì, Controlla la Silver Edge. assolutamente. Sì, è assolutamente un item fenomenale. Qui sempre come prima, quando sono bassi di vita, poi usi il Broad Rage per rifullarti. Sì. Guarda, quasi tutta la Ok. vita è recuperata. Monkey completata. Facciamo il livello 18 e andiamo a fightare. Sì, comunque è un eroe melee, quindi con la sua velocità di movimento l'idea è sempre fare un po' mordi e fuggi durante i teamfight.
sì, è proprio per quello che tendenzialmente conviene fare la big up a B, no? Ma in questo momento noi la skippiamo perché stiamo andando alla grande, siamo veramente, veramente super, super livellati rispetto agli avversari. Cioè abbiamo circa il loro livello più alto, il Sand King, che è livello 14, quindi siamo parecchio avanti. Sì, avete anche eliminato tutte le torri esterne. Si fighta. Sono riuscito a uccidere Mirana. Questo dovrebbe Eh essere sì, un ottimo era fight per abbastanza voi. out of position. Ma I don't give a shit. Ok, questo dovrebbe essere. No, dai. No. Holy shit, triple. Holy shit, ultra Ah. kill. Ok. Questo è un buon Ai, ai, gameplay. ai, ai. Ecco, bisogna sfruttare. Io sono molto molto aggressivo con il Bloodseeker. Tipo adesso me la sono rischiata veramente tanto. Ma spesso e volentieri aggredire con il Bloodseeker dà i suoi frutti. Cioè, in questo momento io sono stato a bassissima vita per quasi tutto il teamfight. Però grazie al Blood Rage nel momento The enemy's giusto, middle tower riuscivo a burned dare il to the last hit ground. con il Blood Rage e mi sono, come avete visto, rifullato. Sì, lei è stato proprio all'ultimo momento, quindi non hai neanche preso The danni enemy's middle aggiuntivi barracks da have fallen. dagli avversari. Beh, direi che questo game è bello che è andato. Sì, beh, però almeno abbiamo visto in The giungla la enemy's middle partenza, barracks poi went down un po' in tutto. flames. Sì, io solitamente consiglio di giocarlo giungla proprio per questo motivo. Avete più possibilità di muovervi, quindi non lasciate una lane sguarnita. Date superiorità numerica e siete comunque un terzo core, no? Se non, tendenzialmente mi capita di giocarlo e divento il main core della partita, perché comunque, come avete visto, bastano 3-4 kill in early game e cominciate a snowballare pesantissimo. Dominating. Own Quindi it. assolutamente Bloodseeker giungla. Non ho capito perché mi sta seguendo questo ragazzuolo. Si Sì, ora sarà mi sono. innamorato. A questo punto, se la partita dovesse andare avanti ancora un po', cosa faresti? Allora, mi sa che adesso, boh, voglio, giusto perché voglio finire la partita, faccio una big up a B. Ma bene, è tutto molto situazionale. Io ho fatto una Monkey perché c'è una PA. È molto buono anche il mio Onlyr come item, per esempio, perché vi permette di pulire le wave e di contropushare in brevissimo tempo. Lo Skadi è un altro item molto molto forte sul Bloodseeker. Anche se, quando hai Sanjay Yasha, forse è evitabile lo Skadi. L'Assault Q-Race, anche utile. Dipende tutto molto dal team e da come sta andando la partita. Il core, la struttura base, l'ossatura del Bloodseeker è Aquila, Sanjay Yasha e Blademail. Questa, per quanto mi riguarda, è l'ossatura del Bloodseeker. Poi si va di situational. Sì, abbiamo visto che in questa partita hai fatto un po' tutto. Sì, volendo, penso anche item come Skull Basher, cose di questo tipo, dovrebbero Sì, esserci ancora solidi. assolutamente sì. Se capita invece di aver bisogno di evasione, butterfly alabarda, cose così. Guarda, forse è Mega meglio alla barda, kill, perché tanto non own it! è un hero che ha bisogno di tantissimo damage di base, perché come avete visto ne ottiene veramente tanto quando procca il Thirst. Quindi meglio Heaven's Halbard, proprio per la vita. Bisogna cercare di renderlo il più tanky possibile. Qui vogliono ingaggiare. Beh, Wex, quello 1, quel tornado Beh, non è un stato. random tornado. Vabbè, oh, mi vogliono far del male. Guardate, posso addirittura permettermi di entrare. Mi dissero un po' di vision. No. Niente, non ci sono creep della giungla, non ci sono creep. Dove mi rifullo? Aiuto. Eccole qui. Sì, qui magari potrebbe sembrare che stai così farmando, invece solo per recuperare vita e poi poter tornare in teamfight. Sì, stavo dando un'occhiata in bot, continuano a spammarmi queste skill fastidiose a distanza, vogliono abbassarmi la vita, possibile. Giustamente i nostri continuano a split pushare, va bene. Se dovessero fightare io, nonostante ho 50% di HP, posso rientrare con facilità.
Però mi rifullerò qui. Stanno fightando. Vabbè, ormai il game è bello che è finito, cioè non provano neanche a difendere gli avversari. Va bene, mi hanno infastidito, adesso io entro. Un paio di tipo, se avessi avuto la butterfly sarei anche potuto entrare in fontana tranquillamente. E va bene. The enemy's bottom barracks crashed. Continua, non tornato. Mi fa spaccare. No. Tail. Perché tippano? The enemy's bottom barracks have fallen. Pour on the heat. Intanto è mettiamo anche per la windrun. Sì, sì. È un item. Oh, yeah. Continuano a spammare spell. Sì, l'MKP in questa partita andava a pennello, era perfetto. Sì, sei 14-07, quindi. Sì, sì. Easiest game of my life. Sì, hanno anche vabbè, fatto insomma, un po' delle lane strane, forse. Perché hanno mandato la PA in off lane. Sniper safe. Boh. Forse anche loro se la sono un po' voluta. Magari se mettevano. Non so. Invoker of Flame. La V comunque è anche la. Bloodrite è anche una. Una skill piuttosto interessante. No? Sì, il Silence. È un po' difficile da piazzare perché ha un. 3 secondi di attivazione, però magari con un Eul diventa interessante, oppure non so, combinata con grandi stun AOE come il Ravage. Mirana è infallibile con quell'arrow. Mirana come sì, il Ravage, no, come per esempio l'Herpy del Magnus, no? Si possono fare grandi uomo combo. E poi ricordiamo che è danno puro, quindi fa parecchio male. The enemy's top barracks have been. You now have sì, 240 danni di danno puro è come. E sono oltretutto upgradabili con. Passa di danno magico. Sì, sì, e poi possiamo buffarlo con il Blood Rage. Quindi. Facciamo una divata in fontana. Full. Lita, che ne dici? Che ne dici? Perché non hai evasione? Quasi ci sei. Sì, gli hai dato 2460 gol, ecco. Va bene, ci sta, ci sta. Beh, comunque dai, partita veloce, ma abbiamo visto tutto quello che era importante, no? Sì, dai, abbiamo visto le potenzialità di questo divertentissimo eroe. Sì, quindi alla fine, per riassumere, in giungla con la Q si riguadagna vita e poi. Gank è sempre, cioè, importante, poi Blade Mail e Sanjay Yasha. Sanjay Yasha, sì. E poi mi raccomando, le stat anziché i livelli ulteriori di Blood Rage. Almeno questo è il mio consiglio personale. Poi, come ripeto, come dicevo prima, dipende, è abbastanza situazionale. Se avete in team con voi uno Zeus, vi conviene assolutamente maxare il Blood Rage. E in quel caso non vi conviene fare i face boots, ma vi conviene fare i power threats, perché non avrete l'incremento degli HP dovuto dalle stat, e quindi bisogna prenderlo da qualche parte, quindi utilizzando i power threats. A posto, dai. Allora, grazie a Nirvana, il maestro. Grazie a te. Del Blood Seeker. E ciao a tutti, alla prossima.